Buongiorno a tutti e a tutti. Porto subito in apertura il saluto dell'assessora Roberta Lombardi, che doveva essere qui con noi oggi, e anche della presidente della Commissione Attività Produttive, Marietta Tidei. Lo dico perché non siamo abituati ad avere ad essere solo uomini a presentare le misure. In realtà hanno lavorato con noi molto anche Roberta e Marietta, ed è come se fossero presenti, insomma, ma le influenze stagionali e gli altri impegni istituzionali lo hanno impedito. Allora, è una conferenza stampa molto importante perché entriamo in una fase nuova della programmazione dei fondi europei della Regione Lazio. Per la prima volta la nostra regione è tra le primissime regioni in Italia ad avviare la nuova programmazione 21-27, e oggi presentiamo strumenti che da lunedì saranno tutti quanti online sulla piattaforma www.farelazio.it per 70 milioni di euro di credito alle imprese e ai liberi professionisti della nostra regione. Una collaborazione consolidata, quella della Regione Lazio con Lazio Innova. Saluto il presidente Nicola Tasco, e con Artigiancassa, che insieme a Medio Credito Centrale ha recentemente vinto una gara europea per gestire tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria della Regione a valere sulla nuova programmazione 2021-2027. Questi 70 milioni di euro sono articolati su quattro misure. Troverete poi tutte le informazioni nella cartellina stampa. Partiamo subito con un fondo per dare credito a imprese e liberi professionisti per investimenti legati all'efficienza energetica. Questa è un'indicazione forte venuta anche dal presidente vicario Daniele Leodori, che chiuderà questa conferenza stampa, e dall'assessora Roberta Lombardi. Fa parte di un pacchetto di misure in favore delle imprese e anche delle famiglie, che poi presenteremo nei prossimi giorni, con cui la Regione Lazio vuole in qualche modo sostenere le imprese e le famiglie che sono alle prese con il caro delle bollette energetiche. In questo caso il prestito fino a 50.000 euro da rimborsare in 5 anni con un anno di preammortamento a tasso zero è legato agli investimenti che le micro e le piccole imprese debbono sostenere per fare l'efficienza energetica, per provare a, diciamo, ridurre la bolletta e il costo della bolletta energetica. Sono i primi 20 milioni, bando online da lunedì. L'apertura del bando sarà dal 20 di dicembre, e la procedura sarà estremamente semplice. Si potrà fare tutto in modalità telematica sulla piattaforma Fare Lazio, e sarà a sportello. Subito dopo usciranno altri 30 milioni per prestiti sempre a tasso zero, sempre da restituire in 5 anni, sempre fino a 50.000 euro per tutte le altre tipologie di investimenti che le imprese intendono effettuare. Qui l'apertura del bando sarà dal 18 di gennaio. Poi Fondo Futuro, di cui ci parlerà diffusamente l'assessore Claudio Di Berardino, che è qui con noi oggi, che sono risorse che provengono dal Fondo Sociale Europeo, e quindi, insomma, lo conoscete, uno strumento di microcredito e microfinanza che ha avuto grande successo anche nel ciclo di programmazione precedente. E infine una nuova misura, una misura inedita nell'ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria programmati dalla Regione Lazio, che è un fondo per aiutare le imprese a fare la patrimonializzazione. Tutte le crisi che si sono succedute fino ad oggi, a partire dal Covid, hanno indebolito molto il tessuto produttivo, anche se nella Regione Lazio, ci dicono i dati, abbiamo avuto un sistema delle imprese più resiliente, più capace di resistere. E noi, attraverso questa nuova misura, su cui mettiamo 10 milioni di euro, diamo dei prestiti connessi, diciamo, a delibere di aumento di capitale, quindi di ripatrimonializzazione delle imprese, da un minimo di 50.000 a un massimo di 500.000 euro, quindi una misura molto rilevante. Come vedete, quindi, siamo nel pieno
del dispiegamento delle misure per aiutare le imprese nell'ambito della nuova programmazione. Non sono gli unici bandi che saranno online prima di Natale, poi usciranno altri 70 milioni per aiutare la reindustrializzazione, programma di reindustrializzazione sui settori della Smart Specialization Strategy, un altro bando sulle infrastrutture aperte di ricerca. Ma qui mi preme sottolineare, nel ringraziare ancora una volta Lazio Innova, Artigian Cassa, Mediocredito Centrale, che se la Regione Lazio ha potuto fare quello che ha fatto anche durante la crisi del Covid, ricordo soltanto i 465 milioni di euro, di cui 375 erogati in un solo giorno quando esplosa la crisi del Covid con lo strumento che chiamavamo Pronto Cassa, l'abbiamo potuto fare proprio perché c'era già una collaborazione. Artigian Cassa e Mediocredito Centrale hanno vinto anche la gara europea per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria. È stata una cosa nel ciclo di programmazione precedente, è stata una collaborazione di straordinario successo. Noi avevamo già la piattaforma online quando ci siamo dovuti trovare con Daniele Leodori, con il presidente Zingaretti, a cercare di capire proprio nelle ore in cui bisognava fare presto, bisognava diciamo dare una risposta immediata a un sistema economico che stava saltando per aria. Noi avevamo già lo strumento online su cui abbiamo potuto riversare tutte le risorse riprogrammate dalla Regione Lazio. Avevamo un soggetto che è stato in grado, pensate, di gestire in un solo giorno, anzi neanche in un giorno, in alcune ore di un solo giorno, più di 40.000 richieste che sono state tutte soddisfatte nel corso delle settimane successive. Quindi questo per sottolineare che quando si programma bene, come anche in questo caso, poi le istituzioni riescono anche a dare risposte adeguate a quelle che sono le problematiche che si possono incontrare. Da questo punto di vista il mio auspicio è che questo sia solo l'inizio. Del resto noi abbiamo previsto strumenti di ingegneria finanziaria che possono arrivare fino a 200 milioni di euro in questa prima fase della nuova programmazione. Oggi annunciamo i primi 70 milioni, prima di Natale Lazio Innova giudicherà anche la gara per selezionare l'arranger di un altro strumento innovativo, nuovo, della programmazione, che è quello dei mini bond. Quindi ci sarà anche diciamo questo strumento di ingegneria finanziaria e finanziario alternativo ai canali tradizionali del credito bancario con cui aiutare le imprese. E diciamo, noi abbiamo fiducia che attraverso l'utilizzo dei fondi europei, così come abbiamo programmato, la Regione potrà essere utile per permettere al nostro sistema produttivo di uscire dalla crisi e di disegnare una nuova traiettoria di crescita sostenibile, inclusiva per tutte e per tutti. Io darei adesso la parola al direttore generale di Artigian Cassa per una illustrazione un po' più tecnica sia della piattaforma che delle misure che Artigian Cassa gestirà insieme a Mediocredito Centrale. Ok, così mi sentite. Allora, buongiorno a tutti e bentrovati. Allora, inizio ringraziando ovviamente la Regione Lazio, Fare Lazio e Mediocredito Centrale che insieme a noi hanno consentito nel tempo di realizzare dei bei risultati in questo ambito di iniziative, e mi accingo a rappresentare un po' quella che oggi è l'oggetto, diciamo, dell'incontro che stiamo facendo. Allora, prima ancora lasciatemi due minuti per rappresentarvi chi siamo, cosa facciamo, per darvi un po' anche l'identità di quello che rappresentiamo, per consentirci di far vedere poi quello che insieme saremo in grado di fare con questi nuovi bandi che oggi stiamo rappresentando, di cui uno in partenza immediata. Allora, la nostra azienda è Artigian Cassa. Artigian Cassa è controllata in modo importante da BNL, che fa parte del gruppo BNP Paribas, ma i nostri soci di minoranza che vedete rappresentati, che sono le principali associazioni di categoria nazionale, rappresentano un vero elemento importante per la nostra azienda, perché ci consentono attraverso di loro di stare in modo molto attivo e vicino sul mercato
alle piccole e medie imprese artigiane, ma non solo, che oggi rappresentiamo e che oggi seguiamo. Questo è importante perché ci ha consentito nel tempo di stare vicini ai clienti che oggi vogliamo assistere e rappresentare da un punto di vista, diciamo, di supporto creditizio in questo caso. Le nostre aree di business sono quelle qui rappresentate, l'agevolato di cui poi parlerò un pochino più diffusamente, ma credito, perché abbiamo iniziato da quest'anno a fare credito diretto, che è una cosa molto importante per noi, che ci fa avere un'ulteriore expertise su questa materia che chiaramente è molto importante in ambito di questi bandi che oggi guidiamo e gestiamo, ma anche, l'abbiamo fatto e lo stiamo continuando a fare con la nostra capogruppo, distribuzione in primis di credito, ma anche di prodotti e servizi della capogruppo. Tutto questo ci consente di avere un'azienda snella, siamo 140 persone, ma molto ben strutturata e molto ben supportata in diversi ambiti operativi dalla capogruppo, che chiaramente conoscete, è molto importante. Parliamo di agevolato. L'agevolato, la nostra banca è la nostra tradizione, l'agevolato, l'abbiamo fatto quando eravamo banca pubblica, abbiamo continuato a farlo quando siamo entrati a far parte prima di BNL e poi di BNP Paribas. Oggi abbiamo due misure nazionali gestite con altre banche e con Mediocredito Centrale, che sono il Fondo Crescita Sostenibile e il Fondo di Garanzia, e queste ci danno la possibilità di avere un'expertise molto importante in ambito agevolato. Oltre a questo, ha ripreso molto attività, l'attività agevolativa in diverse regioni. Abbiamo seguito e seguiamo oltre 35 misure agevolative nelle varie regioni italiane che sono qui rappresentate, oggi operative, per oltre 120 milioni di euro che amministriamo, gestiamo ed eroghiamo ovviamente secondo le varie forme di agevolazioni previste. Questo per rappresentarvi che cosa? Che abbiamo la storia, l'expertise e il supporto per poter seguire al meglio questo tipo di iniziative e per poterci permettere di partecipare, in questo caso con successo, a gare nazionali e regionali, proprio per avere, per supportare quello che le regioni mettono a disposizione delle loro piccole e medie imprese e dei loro clienti. Quindi questa è un po' la premessa che vi volevo fare. Parliamo un attimo di quello che gestiamo, di quello che abbiamo gestito. Dal nostro punto di vista, di azienda che gestisce strumenti agevolativi, possiamo rappresentarvi quello che ha prima detto l'assessore, cioè che fare Lazio e la Regione Lazio in generale sono gli strumenti più all'avanguardia che oggi una regione può mettere a disposizione dei propri clienti e del proprio territorio, proprio in ambito sia tecnico, perché lo strumento è digitale, lo strumento è veramente evoluto da un punto di vista di messa a terra, oltre che finanziario, grazie a questa, alla grande capacità di pianificazione finanziaria che la regione ha e mette a disposizione dei propri clienti. I numeri li ha prima detti l'assessore, ma li ricordo: abbiamo praticamente messo a terra fra tradizionale, quindi piccolo credito tradizionale e road covid, oltre 40.000 pratiche per complessivi oltre 400 milioni. Sono veramente tanti se pensiamo alle misure che riusciamo a mettere a terra in questo contesto di piccole e medie imprese, ma soprattutto anche alla velocità e rapidità, perché i soldi contano, ma conta anche il timing di messa a terra, perché è importantissimo che l'azienda venga supportata nei suoi momenti importanti, e momenti di decisione, di continuità aziendale, di vita aziendale, di gestione dei momenti complessi e complicati che rappresentano in particolare in questi due anni che sono stati caratterizzati sì da elementi economici ma anche da componenti che vanno oltre l'attività economica. Quindi questo è un po' l'ambito nel quale ci muoviamo. Di cosa stiamo parlando e di cosa ci occuperemo nei prossimi mesi? Allora, il 9 novembre abbiamo avuto l'aggiudicazione da parte della Regione Lazio di questo bando, insieme ovviamente in continuità con Mediocredito Centrale, e quindi abbiamo l'affidamento del servizio di gestione degli strumenti finanziari per il periodo 21-27. Come detto, li ripeto per sintesi, abbiamo quattro strumenti finanziari, disporremo di quattro strumenti finanziari. Il primo, che partirà il 20 di dicembre, che all'interno del nuovo piccolo credito è la sezione energia, poi abbiamo all'interno dello stesso strumento la sezione ordinaria e poi due strumenti, di cui uno in parte innovativo ma già conoscete, che è il nuovo fondo futuro, e l'altro che è completamente innovativo per questo ambito di interventi ma molto sentito
e vissuto anche nel rapporto più in generale banca-impresa, che è il fondo di patrimonializzazione delle PMI. Quindi sono quattro strumenti molto importanti per i quali sono già stati messi a disposizione i fondi per metterli a terra. Parlo di fondi perché parlo di 70 milioni già stanziati, di cui 20 milioni per il fondo piccolo credito sezione energia, 30 milioni per la sezione ordinaria dello stesso fondo, 10 milioni per il nuovo fondo futuro e 10 milioni per il fondo di patrimonializzazione delle piccole e medie imprese. Come vedete ci sono già le date di apertura, quindi il 20 dicembre il primo, il 18 gennaio il secondo, il 31 gennaio con chiusura il 2 marzo il terzo, il 15 febbraio il quarto, quindi già identificati elementi certi sui quali ognuno delle nostre aziende può fare la sua, aziende e professionisti, perché riguarda anche i professionisti, potrà fare la propria pianificazione in termini di partecipazione al bando e quindi di successiva fruizione delle disponibilità finanziarie che ne potranno scaturire. Più in dettaglio, il nuovo, quello che partirà adesso, che è coerente con quello che oggi il mercato sta leggendo come fabbisogno, cioè il fabbisogno di un incremento molto importante, al di là anche di ogni previsione economica che poteva essere fatto delle spese energetiche, è rivolto in questo caso sia alle micro, piccole e medie imprese, ma anche ai liberi professionisti e ai consorzi. Ovviamente devono essere aziende di, che hanno una storia, un track record e quindi due bilanci depositati e due dichiarazioni dei redditi concluse e rilasciate. Ovviamente la partecipazione, la sede nella Regione Lazio, sia attuale che eventualmente da aprire o comunque da avere. Parliamo di piccole e medie aziende o di piccole e medie imprese o di professionisti, quindi un'esposizione finanziaria limitata, parliamo di 100.000 euro, ma si tratta di definire un fabbisogno finanziario coerente con questa tipologia di clientela. Il finanziamento, lo ripeto, a beneficio di tutti, sarà a tasso zero, oggi molto importante perché quando parliamo di Euribor negativo era sicuramente diverso, oggi è cambiato tutto, anche il contesto finanziario, ne parlavo prima. Inflazione ha portato aumento dei tassi, ha portato anche un aumento del costo di liquidità per le banche e di conseguenza oggi è un elemento molto importante parlare di tasso zero. L'importo è da 10 a 50 mila euro, la durata è 5 anni con 12 mesi di preammortamento e un rimborso rateale mensile in modo tale che ci sia una corretta pianificazione finanziaria per le aziende. Quindi questo è come è stato accennato prima, qui ci sono un po' più di dettagli, quali sono e quali saranno gli investimenti che consentiranno di poter beneficiare di questa linea, sono stati concepiti in modo abbastanza ampio, cioè da consentire di ricomprendere il più possibile tutti quegli investimenti che siano coerenti con un miglioramento, un efficientamento energetico da un lato e un risparmio dall'altro, che sono poi i due opposti lati della medaglia, però rappresentano sempre un'esigenza di efficientamento e efficienza aziendale e anche la produzione di energia da fonti rinnovabili, che a sua volta ha anche un impatto in ottica di sostenibilità, che oggi è sempre più un elemento importante per il nostro paese, ma in generale il contesto mondiale in cui lavoriamo, perché è un driver importante di tutte le nostre aziende, grandi e piccole che esse siano. Per quanto riguarda le modalità operative, il sito, l'indirizzo del sito è lo stesso, quello che oggi ben conoscete. Ci sarà un processo di registrazione, un'area riservata in cui accedere attraverso le credenziali per porre i dati, poi la compilazione online della domanda e tutta la gestione del processo end-to-end digitale online. Qui che in questa regione è stata fatta già una grande esperienza di questo applicativo delle cose, quindi ci saranno ovviamente delle evolutive collegate a quelle che sono le nuove misure e le nuove regole, però siamo abbastanza avvezzi allo strumento e alla modalità di funzionamento dello stesso, che come diceva prima l'assessore ha dimostrato grande capacità di sopportazione di carichi di lavoro, specialmente nel momento del click day di questo tipo di iniziative. Adesso vi rappresenterò in maniera un pochino più en passant le altre iniziative che rappresentano, in particolare mi soffermerò sui punti di attenzione di quelle nuove o con elementi di innovativi, in modo che vi diamo già da ora quelle che saranno le iniziative successive che partiranno. Quindi in particolare il nuovo
fondo relativo alla sezione ordinaria del piccolo credito, che ha le stesse caratteristiche di cui ho parlato prima, con il distinguo che riguarda le micro, piccole e medie imprese, anche in questo caso aziende che hanno continuità e storia, quindi gli ultimi due bilanci chiusi e depositati, che comunque hanno una sede operativa nella regione di cui stiamo parlando, e anche in questo caso scusate, la differenza rispetto a prima, lo scopo del finanziamento è sia ovviamente investimenti che l'azienda fa, ma anche copertura del circolante per investimenti già fatti o per in genere una serie di dotazioni di cui l'azienda vuole avere per sostenere il suo futuro e il suo business. Quindi anche in questo caso molto semplice nelle modalità di utilizzo, molto semplice nelle modalità di approccio e velocità di messa a terra coerente con quelle che sono le esigenze di questo tipo di prodotto, quindi di piccolo finanziamento, e di questo tipo di aziende di mercato o di professionisti che seguiamo, che chiaramente hanno bisogno di avere una rapidità nel processo di messa a terra. Per quanto riguarda invece, questa diciamo è una misura nuova in parte, perché comunque non faceva parte dell'ultimo bando che abbiamo gestito, è il nuovo fondo futuro. Questo ha la volontà di sostenere le microimprese in fase di avviamento, quindi parliamo di una fase di start-up aziendale, quindi aziende che costituite in questo caso da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda. Ovviamente riguarda quelle piccole aziende o quelle micro aziende che hanno un po' più di difficoltà di accesso al credito da un punto di vista tradizionale, ma come sapete tutti e come mi è chiaro anche per la mia esperienza professionale, è sempre un tema molto complesso l'accesso al microcredito sul sistema bancario tradizionale, perché ci sono temi diciamo di storicità dell'imprenditore che chiaramente il sistema non ha e non può diciamo mettere a terra in modo più semplice e più facile. In questo caso il finanziamento, ripeto, è ancora a tasso zero, ha un importo compreso fra i 10 e i 25 mila euro, una durata un po' più lunga considerata la necessità di messa a terra delle operazioni, che è di 72 mesi con un periodo di preammortamento di 12 mesi, e riguarda anche qua il circolante più gli investimenti, rimborso rateale mensile come è previsto nelle fasi precedenti. Quindi l'elemento di novità qui è l'azienda che è in fase di avvio e di start-up, deve essere costituita da 36 mesi, poi le caratteristiche sono anche in questo caso sostanzialmente diciamo le stesse. È importante che in questo non è ricompreso in quello che vi raccontiamo oggi, però la nostra assistenza non sarà soltanto nella fase di origination, ma anche nella fase di erogazione, perché sarà prevista l'erogazione in SAL, sarà prevista una fase di tutoraggio da parte nostra sulle aziende, in modo tale che ci sia anche un'abitudine da parte loro a creare, sviluppare, far crescere un'azienda. Quindi questa è una parte importante che si aggiunge a un'attività diciamo di erogazione one shot che riguarda un po' le prime due forme. Altra misura molto importante, come dicevo all'inizio in premessa, che è quella riguarda il fondo di patrimonializzazione delle PMI. In questo caso l'obiettivo è diciamo cercare di dotare insieme lato regione con la parte finanziaria e lato imprenditore con la parte di fondi propri dell'azienda, la crescita di un'azienda in termini di sviluppo strategico della stessa. E quindi in questo caso l'iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese che sono costituite in forma di società di capitali, che sono in possesso di dati contabili relativi appunto agli ultimi due esercizi, e uno dei presupposti per la possibilità di beneficiare di questa linea è che ci sia un aumento di capitale, ancorché non meramente contabile, collegata eventualmente a disponibilità che sono state immesse in azienda, pari almeno a 50.000 euro. Il finanziamento in questo caso va da un importo di 50.000 euro a 500.000 euro, quindi è rivolto a aziende che hanno magari dimensioni e diciamo e strutture più importanti. La durata è 84 mesi, quindi ancora un po' più lungo ancora, perché chiaramente il beneficio di questo finanziamento ha necessità che venga spalmato su un orizzonte temporale più lungo, perché sono degli investimenti che l'azienda sosterrà, sempre con un periodo iniziale di preammortamento di 12 mesi. Copre il circolante, gli investimenti che questa azienda fa, in un'ottica sicuramente di una fase più evoluta dell'azienda, perché mentre parliamo di una fase di start-up nell'alta di un circolante di aziende diciamo in condizioni ordinarie, in questo caso quando c'è un investimento di patrimonializzazione da parte dell'azienda supportato da quelli che sono i fondi messi a disposizione della regione, parliamo certamente di una volontà di strutturare e sviluppare meglio l'azienda in un'ottica di
di crescita della stessa, quindi è una misura molto importante. Quindi, come potete comprendere, le misure che abbiamo messo a disposizione in questo nuovo bando riguardano tutte le fasi di sviluppo aziendale e cercano di comprendere tutto un novero di aziende, una dimensione aziendale che possa andare dai professionisti, dai consorzi, alle piccole e medie imprese più grandi e più strutturate. Queste sono un po' le considerazioni di questa, diciamo, di questa conferenza stampa che vi volevamo dare e vi volevamo rappresentare. Sicuramente quello che vi ho detto non può certamente essere esaustivo, però credo che sia importante per avere un po' il quadro di quello che la Regione, insieme a Fare Lazio e alle due banche dell'RTI, vogliono mettere a terra. È importante soprattutto contestualizzato in un momento economico complesso in cui ci sono delle situazioni di difficoltà economica, dei cambiamenti strutturali nel mondo finanziario, perché è cambiata il mercato, nel senso che l'inflazione sta avendo un peso crescente in tutte le economie del mondo, di conseguenza anche la parte degli operatori finanziari sta registrando un modo diverso di interagire sul mercato, quindi la crescita dei tassi ne è poi l'espressione più rilevante, e oltre a questo poi c'è un contesto politico globale che comunque non è ancora indirizzato verso delle soluzioni che possano dare al mercato un quadro più fermo e più capace di poter fare delle programmazioni e pianificazioni. Quindi mi metto anche dal lato dell'imprenditore, che già è difficile fare delle pianificazioni strategiche o gestionali in un'ottica di 2 o 3 anni, in un contesto come questo lo è ancora di più. Quindi il sistema bancario tende ancora di più ad essere meno aperto e meno disponibile a sostenerle, quindi ben venga strumenti come questi che consentono proprio di far sostenere, di sviluppare un contesto economico delle piccole e medie imprese che noi conosciamo molto bene, che rappresenta in termini numerici un tessuto importante, differente rispetto a quello che è anche il contesto europeo del nostro sistema economico. Quindi io vi ringrazio veramente per l'attenzione. Grazie al direttore generale di Artigiancassa, do volentieri la parola al presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori. Grazie, mi scuso per questo cambio di programma, ma purtroppo devo lasciare per altri impegni in altre zone della Regione, quindi subito dopo il mio intervento purtroppo lascerò gli assessori di Berardino e Ornelli il compito di proseguire questa importantissima conferenza stampa, però ci tenevo ad esserci perché oggi di fatto si apre un po' l'ultimo miglio di questa nostra esperienza e di questa legislatura con la presentazione di questi 4 importantissimi bandi che io non voglio ripetere, vista la presentazione che ci ha fatto il direttore Maccioni, che ringrazio, e l'assessore Ornelli per aver illustrato puntualmente quelli che sono i bandi che da qui a fine febbraio riusciremo a mettere a disposizione delle aziende in uno scenario economico complicato. Quindi la velocità in questo caso non è poco importante, perché essere partiti di fatto tra i primi in Italia con la nuova programmazione 21-27 dà la possibilità alle micro, medie e piccole imprese in particolare della nostra regione di avere una capacità reattiva ad un momento economico così complicato e dare un supporto a quella che è l'ossatura principale della nostra economia e dell'economia regionale, perché lo scenario, come dicevo, in cui ci muoviamo è uno scenario complicato. Secondo i dati di Banca d'Italia il 2022 è stato un anno importante per la crescita della nostra regione, con un più 5,8 rispetto alla media nazionale del 5,7, quindi di fatto siamo in linea con la media nazionale. L'occupazione rispetto al 2021, nel primo semestre 2022, è cresciuta del 4,2%, con
una media nazionale invece del 3,5%, quindi siamo leggermente sopra rispetto alla media nazionale. Abbiamo però un dato preoccupante per tutti, che è quello dell'inflazione, dove in questo secondo semestre abbiamo raggiunto un'inflazione, o meglio, l'inflazione più alta dal 1984, quindi negli ultimi 38 anni è il momento di inflazione più alta, con l'11,4% di inflazione, che era una parola che per noi tutti era ormai da quasi due decenni diventata sconosciuta. E invece, soprattutto per il costo dell'energia, siamo tornati a fare i conti in maniera importante. Quindi ecco perché credo che sia importante attivare tutte quelle iniziative che possano dare respiro all'ossatura del nostro settore, della nostra economia. E quindi questi quattro bandi per un totale di 70 milioni, che poi, come vi dirà bene l'assessore Di Berardino, su qualcuno potremmo, qualora riuscissimo a riscontrare interesse, ripeto, lascio poi all'assessore Di Berardino il compito di anticipare questa intenzione, potremmo anche aumentare eventualmente questa dotazione finanziaria che abbiamo stanziato in un primo momento, perché ci rendiamo conto che questa incertezza economica e finanziaria a livello globale può portare un freno importante alla crescita, all'attività economica dei settori produttivi della nostra regione. E quindi come istituzioni dobbiamo provare ad anticipare quei provvedimenti che probabilmente in una situazione ordinaria rispetto alla programmazione in corso probabilmente avremmo procrastinato un pochino più nel tempo, allungato un pochino più nel tempo. Però in questo momento invece abbiamo l'obiettivo e il compito di affiancare queste imprese che lottano quotidianamente con questo incremento di costi, con questa nuova situazione economica generale, e crediamo che queste misure nel nostro piccolo, perché poi tanto piccolo non è, perché parliamo, come dicevo, di micro, medie e piccole imprese della nostra regione, quindi è una dotazione finanziaria importante che crediamo nei prossimi 3 o 4 mesi possa essere di supporto per, come dire, premiare chi ha il coraggio, anche in un momento così difficile, di continuare ad investire, di continuare ad affrontare, a fare impresa, ad affrontare questa situazione, provando a darci una mano nel rendere la nostra regione più ricca, più competitiva. E quindi queste misure vanno nella direzione, appunto, dicevo, di aiutare queste aziende che vogliono supportare l'economia della nostra regione. Sono, lo ha detto bene il direttore, misure tutte a tasso zero, che in un momento in cui i tassi di interesse stanno salendo a dismisura hanno una valenza diversa rispetto al passato, hanno una valenza sicuramente maggiore rispetto al passato, perché oggi abbiamo tassi di interesse che soltanto un anno fa erano inimmaginabili. Oggi invece abbattere questi incrementi dei tassi di interesse vertiginosi è un aiuto e un supporto importante, anche per cifre che rispetto alle piccole e alle micro e piccole imprese sono cifre importanti. E quindi noi crediamo di dare un supporto vero a queste aziende che nei prossimi mesi e nei prossimi anni vorranno investire in questa regione. Io non vado oltre se non per ribadire che, pur come dicevo prima, nell'ultimo miglio di questa legislatura, noi vorremmo e vogliamo continuare a attuare provvedimenti, a cercare di mettere a terra, come si usa dire oggi con un termine un po' così, però insomma che rende l'idea, rispetto alle programmazioni economiche, tutti quegli strumenti finanziari di supporto alle aziende della nostra regione, all'economia della nostra regione e ai
cittadini del nostro territorio, perché noi dobbiamo evitare che ci sia, ci sia un decremento dell'occupazione, in particolare dei giovani, e continuare a favorire questa crescita occupazionale che, come ho detto prima, soprattutto nel 2022 ci dà dei numeri superiori di quasi un punto percentuale rispetto al resto d'Italia, a dimostrazione di un'economia regionale che è assolutamente in buono stato di salute nonostante questa contingenza finanziaria. Credo che sia in buono stato di salute, e chiudo, perché anche nel momento più drammatico del periodo pandemico abbiamo provato, e le cifre che ha detto il direttore io le ricordo, abbiamo provato ad affiancare quelle attività economiche produttive in un numero di circa 40.000 attività, ripeto, anche qui parliamo di micro e piccole in particolare, che nel periodo drammatico della pandemia noi siamo riusciti con un investimento straordinario di quasi 400 milioni di euro, circa 380 milioni di euro in accordo con Cassa Depositi e Prestiti, sembrava una cifra fuori alla portata della nostra regione, ma con un accordo importantissimo con Cassa Depositi e Prestiti abbiamo potuto supportare quella struttura portante della nostra economia regionale, affiancarla per affrontare quel momento drammatico e aiutarla a superare quel momento così difficile. Ecco, questo era un po' questo secondo noi è un po' il motivo per il quale la nostra economia ha resistito a quell'urto così difficile e ha in qualche modo superato quel momento drammatico. Ora è nelle condizioni di guardare al futuro con ottimismo, ma è chiaro, ha bisogno che le istituzioni pubbliche siano al fianco del settore economico produttivo con strumenti finanziari innovativi che riprendo l'intervento del direttore, è uno strumento tuttora nuovo, innovativo, e che noi vorremmo continuare a sostenere anche nei prossimi mesi e sicuramente, come ho detto prima, nell'ultimo miglio di questa legislatura. Io vi ringrazio per la presenza, per l'attenzione, e mi scuso se devo lasciarvi, ma ci sono bravissimi colleghi che conoscono come me e forse meglio di me questi strumenti che stiamo presentando, e quindi sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie a te Daniele, la parola all'assessore Claudio Di Berardino. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie Paolo. Ovviamente un ringraziamento e ora un saluto da parte nostra, nostro vicepresidente, anche per le parole che ci ha detto. Io brevissimamente, perché dopo questi tre interventi, quindi quello dell'assessore Ornelli, poi del direttore, poi del nostro vicepresidente, francamente credo che ci sia poco da dire, perché molto è stato francamente detto, e potrei cavarmela mostrando a tutti noi quello che abbiamo visto entrando in questa sala, nel senso che questo documento chiarisce molto bene, è inequivoco su quella che è la portata e su come funziona Fondo Futuro, che è uno dei bandi con cui abbiamo, con il Fondo Sociale Europeo, collaborato ovviamente con l'assessore Ornelli. Due o tre sottolineature, perché le cose sono esplicite. La prima: penso che Fondo Futuro e il nuovo Fondo Futuro e i bandi a cui faceva riferimento l'assessore Ornelli pongono all'attenzione di tutti noi uno dei temi
con cui abbiamo a che fare, tutti noi abbiamo a che fare, e è una delle priorità, come ci dicono le statistiche, una delle priorità delle persone del nostro paese, ossia quello del lavoro. Il lavoro inteso sia per la parte impresa che per la parte lavoratori, perché almeno questo è il concetto lungo il quale noi come Regione Lazio ci siamo mossi nel corso del tempo, cioè il lavoro, e quando parliamo di lavoro dobbiamo parlare dell'impresa e dobbiamo parlare dei lavoratori. E penso che quando facciamo questo riferimento vogliamo in qualche modo, ecco, mettere in evidenza alcuni aspetti. Quando noi tempo fa abbiamo coniato uno slogan, no, che pareva più da campagna elettorale che da azione amministrativa, politico-amministrativa di una regione, quando dicevamo nessuno escluso. Ecco, mentre noi abbiamo agito per fare in modo che questo slogan potesse essere portato nell'attività pratica amministrativa anche di un'azione della regione, ed è per questo quando noi abbiamo ora rimesso in pista il nuovo fondo futuro, non è un caso che parliamo di microimprese, perché poi, a parte che la nostra realtà, lo sapete meglio di me, economica regionale, dove noi ovviamente, io so un po' di tempo che non tratto più questi temi, ma sappiamo benissimo che il 90% delle imprese sta sotto i 10 dipendenti, quindi nel momento in cui noi rivolgiamo l'attenzione alle microimprese, mi pare che rivolgiamo l'attenzione al sistema pulsante, ecco, economico del nostro territorio. E quando parliamo di occupabilità parliamo anche di contrasto all'economia sommersa, ecco, credo, parliamo di autoimpiego e autoimprenditorialità, credo che parliamo appunto di una condizione che interessa forse non tutti, ma interessa molti, e quindi da questo punto di vista, ecco, come Regione abbiamo voluto e vogliamo dare anche in questo modo un nostro evidente contributo. La seconda, diciamo, sottolineatura che vorrei fare è che noi ci poniamo l'obiettivo almeno di andare incontro al soddisfacimento di mille realtà. Questo è l'obiettivo, e quando il vicepresidente faceva riferimento al possibile ampliamento, io dico di sì, perché noi dobbiamo, pur essendo, diciamo, una regione, come tutti sappiamo, diciamo a fine mandato, a fine legislatura, ma ovviamente noi vogliamo fare fino all'ultimo quello che compete, diciamo, ad un amministratore fino al 12 di febbraio, quando poi i cittadini liberamente, democraticamente sceglieranno il futuro, ma noi fino a quella data cercheremo, come posso dire, di attuare tutto l'attuabile per fare in modo che, ma non tanto per dire, per mettere una bandierina in più, quanto perché sono problemi e problematiche che interessano le persone a cui noi dobbiamo dare una risposta. E quindi partiamo con 10 milioni, vediamo se nel corso dell'andamento ci dovessimo rendere conto che bisogna anche fare qualcosa in più. Anche con l'assessore Ornelli avevamo detto che da questo punto di vista, come Fondo Sociale Europeo, siccome siamo dentro questa nuova programmazione, dobbiamo, come posso dire, fare davvero qualcosa in più. E quindi questa, diciamo, è la seconda sottolineatura. Le modalità, ci venivano detto, il tasso zero, noi abbiamo fatto già come regione, no? Ovviamente noi dobbiamo rivolgere lo sguardo a tutti e a tutte, a partire dai giovani e dalle donne. No, non è un caso, tra l'altro, che noi avevamo fatto prima di Fondo Futuro, nuovo Fondo Futuro, anche impresa formativa, dove noi abbiamo dato, diciamo, delle agevolazioni a fondo perduto. In questo caso parliamo di tasso zero, ci veniva ben detto che cosa, cioè la portata importante in questa fase in cui l'economia
diciamo, fa questi sbalzi, quindi un modo davvero per dare una risposta più ampia possibile. Le modalità ci sono state dette, degli importi minimi e massimi, e quindi è l'altro elemento, quello del tasso zero. In più, l'ultima sottolineatura davvero, perché il documento, lo ripeto, è ben scritto, è quella, diciamo, della tempistica, che è una sfida, eh? È una sfida, perché tutti quanti noi, voi, abbiamo avuto a che fare negli anni, in questo periodo, anche con gli enti pubblici, quindi anche con la Regione, e delle volte, diciamo, rispetto a determinate attese, determinate procedure, poi magari si è andati anche oltre, no? In questo modo noi vogliamo un po', e il documento lo dice molto bene, anche rifissare i tempi, diciamo, con i quali, perché qui non è solo importante andare incontro alle esigenze, ma fare in modo che quelle esigenze poi vengano soddisfatte nei tempi dovuti. E quindi non è un caso che anche nel documento precisiamo le tempistiche con le quali, dopo la presentazione del progetto, la firma, eccetera, ci possa essere un'erogazione, diciamo, nei tempi nei tempi, diciamo, brevi, appunto dei 20 giorni, con il 20%, poi il 40%, l'altro 40%, e poi, come abbiamo visto, c'è questa azione anche di tutoraggio, che è molto importante, che non è solo il controllo, ma è anche l'accompagnamento, perché noi abbiamo bisogno, soprattutto in chi si pone per la prima volta o per le prime volte, ecco, ha bisogno anche di avere poi un suggeritore per sbagliare meno possibile, e quindi arrivare nei tempi giusti ad ottenere quel finanziamento. Ecco, quindi queste sono un po' le sottolineature che io volevo fare su questo tema, perché per il resto mi pare che sia stato detto davvero tutto. Grazie. Grazie Claudio. Non so se ci sono delle domande specifiche, altrimenti, insomma, c'è la cartellina stampa, il materiale, le schede sui bandi, i tempi sono consolidati. Noi abbiamo già l'esperienza con Artigiancassa, Medio Credito Centrale, che ha gestito gli strumenti di ingegneria finanziaria nel 14-20. Non c'è stato un solo giorno di ritardo, una sola contestazione, per cui c'è un contratto, c'è una presa in carico, sono tempi precisi per la presa in carico, la piattaforma, abbiamo detto, ha gestito 40.000 domande in un solo giorno, e peraltro è stata annunciata una manutenzione evolutiva dal direttore generale, quindi, diciamo, ritengo di poter dire che siamo in presenza di strumenti innovativi, non soltanto dal punto di vista dei contenuti, ma anche nelle modalità di gestione. E squadra che vince non si cambia, e pensiamo, diciamo, di aver fatto una cosa utile per le nostre imprese, per le partite IVA della nostra regione. Buon lavoro a tutti e a tutti. Prego. È la continuazione di una serie di bandi. Volevo sapere se eravate soddisfatti o meno di come erano andati i precedenti. Lei adesso ha accennato qualcosa, però sempre relativamente a come sono andate le cose da un punto di vista organizzativo. I risultati, diciamo, avete qualche numero in mano per dire numero di aziende, fallimenti evitati, non so adesso, per dire, c'è qualche numero che ci può confortare che questa è la strada giusta? Grazie. Allora, è chiaro che il tema del credit crunch e della difficoltà di molte imprese, soprattutto le micro, le piccole, le medie imprese, ad accedere al credito bancario, non può essere certo risolto da uno strumento pure importante come quello messo in campo da una regione. Noi credo abbiamo, dal punto di vista quantitativo, fatto la manovra più importante di tutte le regioni italiane durante il Covid, con lo strumento pronto cassa. Nel precedente ciclo di programmazione parliamo di finanziamenti a tasso zero erogati a più di 50.000 imprese. Solo su Fondo Futuro, che
che il programma di microcredito e microfinanza tra i più importanti delle regioni italiane, ci sono circa 3.000 giovani, donne, anche over 50, che hanno avuto accesso a questo prestito d'onore senza nessuna garanzia, solo sulla base della presentazione di un business plan, quindi 3.000 progetti di impresa che sono potuti nascere perché lo Stato ha deciso in questo caso di attuare l'articolo 3 della Costituzione. Non hai la possibilità, non hai mamma e papà alle spalle, non hai le garanzie patrimoniali per avere i soldi dal sistema bancario, sulla base di un business plan lo Stato scommette. E in questi casi, soprattutto di fronte alle crisi che si sono succedute, diciamo con grande onestà, io non mi sento mai soddisfatto, noi non ci possiamo sentire soddisfatti, perché la dimensione e il peso della crisi che morde su famiglie e imprese, diciamo, più che i numeri pure positivi degli strumenti, ci fa pensare comunque a quanta strada ancora c'è da fare per uscire dalla crisi. Però questa era una regione che non spendeva i fondi europei e adesso non solo li ha investiti tutti, ma è tra le primissime in Italia a partire con la nuova programmazione e con strumenti che hanno moltiplicato la partecipazione delle imprese appunto alle opportunità. Quindi diciamo prosegue con alcune innovazioni molto importanti, perché i mini bond non c'erano nella vecchia programmazione e entro Natale aggiudicheremo un'altra gara per selezionare la Ranger che gestirà questi strumenti. Non c'era il fondo per la patrimonializzazione, che si rivolge a un target leggermente più grande delle micro e delle piccole, perché interviene su un punto su cui le associazioni, ne vedo qui alcune che stanno partecipando, hanno molto insistito: aiutateci con misure per la ripatrimonializzazione, no? Delle imprese, per la loro crescita dimensionale. E sicuramente metteremo sotto controllo anche questi strumenti per verificarne l'impatto e l'efficacia, che poi è diversificata, nel senso che dietro il successo e l'insuccesso di un'impresa ci sono tante considerazioni. Però faccio una considerazione, diciamo l'unica politica: fondo futuro, si può misurare il successo di una misura se una ragazza o un ragazzo prova col prestito d'onore e non ce la fa? Io credo di no. Io credo che queste sono risorse del Fondo Sociale Europeo che potevano essere messe su sussidi o su strumenti, diciamo, più tradizionali di contrasto della povertà, per l'inclusione sociale. Qui si dà un prestito d'onore, se su 3.000 prestiti fossero anche 500 ragazze e ragazzi che ce l'hanno fatta e che si sono costruiti un futuro attraverso un percorso di autoimpiego con il tutoraggio, ecco, per me sarebbe un successo straordinario, perché sarebbe liberamento. Quindi io credo che con questo approccio noi dobbiamo andare un po' su tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria, provare a dare benzina nel motore delle imprese, provare a dare opportunità e strumenti per far crescere e anche un po' allargare la democrazia economica, dare opportunità a chi in caso contrario senza i fondi europei non potrebbe avere questa opportunità. Buon proseguimento a tutti e a tutti.